domenica da Monza, è bellissimo, qui c'è un sacco di gente, si sta vivendo proprio la passione del motorsport allo stato puro. Noi siamo pronti, oggi è mezzogiorno, manca un po' ancora la nostra gara, partiamo alle 3:15. Sarà una gara molto tosta per le gomme, per i freni, per le nostre teste, soprattutto a Monza succedono sempre delle gran bagarre, abbiamo visto una marea di bandiere rosse nelle altre gare e quindi vediamo che succede, ci sentiamo bene, è tosta, è molto tosta questa gara, vogliamo vincerla tantissimo perché veramente ci mette in una buona posizione per il campionato, però dai, concentriamoci sulla guidare forte. Ciao ragazzi, sto guardando i dati. Quando manca grip in generale, perché magari non senti la gomma, la pista è fredda e non è gommato, curve come la Lesmo 2 lo vedi subito. Infatti se guardate, questa è la Lesmo 2. Come vedete freno più o meno nello stesso punto, più o meno la stessa pressione, ma proprio manca di velocità sia nella frenata che nell'uscita. Io vado a dar gas nelle prove libere qui, invece in qualifica arrivo a fare full gas 10 metri dopo. Considera che stiamo andando più o meno 140 km orari. Provate a immaginare quanti sono 10 metri a 140 km orari. Niente, bastano 10 metri di gas full in ritardo e solo qua in questa uscita ho perso 2 decimi. Pazzesco, Monza è così. Detto ciò, guardando un po' i dati, ho capito che forse non sono riuscita a preparare la gomma abbastanza bene per avere il massimo, sia a livello di pressioni che a livello proprio di grip generale. E non mi sono rincoglionita del tutto, quindi. 2, 1, via! Sta facendo il cambio pilota, a sto giro non sembra malvagio e abbiamo trovato il nostro ritmo, abbiamo anche tanto tempo, però va fatto perché almeno siamo più sereni dopo in gara, visto che va a farne 2. Pensate che sto guardando chissà che cosa interessante, in realtà mi sto preparando alla gara guardando una mucca che viene spazzolata. Abbiamo cambiato un po' la strategia anche nell'uso dei pneumatici, speriamo che porta bene. La macchina da battere è quella con il team in AF Corse. Qui invece siamo in. Monza, Chicco è al volante. Questa partenza per noi è importantissima. Semaforo verde, si parte, si va. Non una partenza eccezionale. La Ferrari sfila Chicco sulla sinistra, ma il rettilineo è ancora lungo, c'è un'altra opportunità. Trova un varco, si butta a destra, frena tardissimo, ripassa la Ferrari più un'altra macchina. Qui in prima variante succede di tutto, macchine che si toccano, l'importante è rimanere in pista. Qui ci vuole molta calma, molta pazienza e soprattutto ricordarsi con chi si sta gareggiando. Ci sono tantissime categorie, tantissime classificazioni di vetture e quindi bisogna tenere il sangue freddo, la calma e ricordarsi qual è l'obiettivo. Un'occhiata agli specchietti, Chicco vede dietro una GT3
gli rende la vita un po' difficile, ma la fa sfilare in Lesmo 2 e sguardo avanti, anche perché l'ingegnere l'aveva già avvisato il rischio di una safety car. E così è, arriva in frenata ad Ascari e c'è il cartello Safety Car SC. Ripartenza, siamo già alla ripartenza. Chicco parte da Dio, riesce a sfilare questa Lamborghini sulla sinistra grazie allo spunto rettilineo. Come vedete però dagli specchietti la Lamborghini non si è accodata, perché lì a destra e tenterà di nuovo l'attacco. E così è, cerca l'attacco all'interno, Chicco sembra spuntarla ma poi riesce a sfilare. Non importa, guardiamo avanti, l'obiettivo come sempre è la Ferrari. Passano un po' di giri, Chicco riesce a gestire benissimo la situazione, il gap con la Ferrari è veramente breve e possiamo giocarci una bella strategia. Io entro in vettura e sono pronta a ripartire. Timer, 9 secondi, 8 secondi, questi sono i momenti più importanti, appena vedrò verde devo partire. Verde e si parte, ora mi devo gestire la mia gara. Riesco a fare malapena un giro e mi ritrovo subito in piena ripartenza. Safety car, succede come vedete di tutto. Il gruppo è compatto, per noi è un'opportunità. Abbiamo di nuovo la Ferrari vicina. Riesco a passare in curva grande, la macchina 222. Mi concentro a guardare avanti, vedo la Ferrari. Davanti a me una vettura GT3, quindi superiore alla mia, che fa un po' da tappo in questa situazione. Io cerco di chiudere, dietro c'è un'altra macchina che tenta di attaccarmi, cerco di rimanere calma, gestire la situazione, ma veramente ci sono tante macchine e devo dire alcune molto più veloci di me. Cerco di gestire al meglio la situazione, il gruppo si è ricompattato, tutto è più difficile, questa Ferrari mi passa all'esterno in prima curva frenando molto più tardi. Cerco di resistere, cerco l'incrocio, macchine che si girano, macchine che tagliano la chicane, succede di tutto. Mi concentro, testa bassa, l'importante è il passo, è lì che noi abbiamo un vantaggio, quindi mi concentro a guidare bene, a fare il mio passo e cercare di stare vicina alla Ferrari. Di nuovo una frenata, mi avvicino tanto alla GT3 davanti a me, cerco di gestire la situazione, guardare avanti e fare il mio passo, non perdere tempo in mezzo alla loro bagarre, stanno facendo la loro gara, io devo pensare alla mia. A questo punto mi trovo con davanti una GT3, quindi una vettura superiore, è una Ferrari in piena bagarre. Io non sono in competizione con loro, io devo concentrarmi su fare il mio passo e non rimanere disturbata da loro. Però come vedete loro in bagarre perdono una marea di tempo e io mi avvicino tantissimo, soprattutto qui in Lesmo 2. A questo punto guardo avanti, io devo cercare di passarli per forza, perché dietro di me si avvicina pericolosamente una Lamborghini con cui io sono in gara. Mi avvicino alla GT3 che frena prestissimo, rimango attaccata, mi butto sul cordolo, do gas ma la GT3 mi rallenta, io perdo tutto il flow della Ascari ed esco malissimo. A questo punto vedete dietro negli specchietti la Lamborghini è attaccata a me, devo difendermi, il mio obiettivo è frenare tardi e chiuderle la porta. E guardate un po' cosa succede. Mi butta fuori totalmente, ma non è finita, guardate un po'. Cioè ragazzi, è successo di tutto e di più. Io riparto arrabbiatissima. Avevo chiuso la porta,
la Lamborghini non ha fatto resistenza, non è entrata, e una volta che ero dentro la curva ha deciso bene di buttarmi fuori, quando poteva benissimo accodarsi perché mi avrebbe passato senza problemi in prima variante. Ma quello che io non capisco è che una volta che io chiudo, o ti butti dentro oppure rimani dietro. Lei è rimasta dietro e poi mi ha buttato fuori. E dopo quella Porsche che invece di evitarmi sulla sinistra, sull'asfalto, ha deciso di evitarmi passando e mettendo in veramente in grande, grande pericolo sia me che se stessa all'interno, sfiorando il guardrail. Comunque con questi piloti è successo proprio di tutto. A questo punto io ero arrabbiatissima e ho ripreso subito a fare il mio passo. Ho perso tantissimo tempo con questo contatto, veramente tanto, ma nulla è perduto. La gara è lunga, quindi mi concentro a guidare bene e andare via, andare via. Ascari. Parabolica. Mi concentro a fare giri buoni, passo, passo, passo. Può esserci una safety car, può esserci di tutto. Il mio obiettivo è andare bene, andare avanti. Finisce il mio stint, rientro in pit lane arrabbiatissima. Con quel contatto abbiamo perso tutte le nostre chance. Chicco rientra in pista e ragazzi, guardate che succede 4 giri dalla fine. Vedete l'allarme low fuel. Quindi se avessimo anche il minimo di speranza di andare avanti e sperare una safety car ora con low fuel, cosa facciamo? Sì, low fuel significa che ci manca benzina. Mancava benzina per finire la gara e come vedete Chicco sta usando tutte marce molto alte e togliendo il gas molto prima rispetto alle frenate proprio per gestire questa situazione. Ultima curva, 58 giri percorsi da chiudere questo, il 59esimo giro. Chicco passa sul traguardo, guardate con che velocità. Comunque siamo arrivati secondi, non è male, è veramente un peccato perché in gara siamo nettamente superiori, il problema sono un po' le qualifiche, niente, potevo essere migliore questa gara, però guardiamo a Vallelunga. C'è una possibilità sola perché voi possiate vincere il campionato.